Intanto io saluto positivamente e con grande interesse questa assemblea, perché noi ci stiamo abituando a non indignarci delle cose che interessano la comunità. Dobbiamo riprendere con convinzione la necessità di indignarci. È un argomento questo estremamente importante, perché dobbiamo indignarci tutti assieme. Ci sono due o tre problemi in Italia dove sembra che c'è un muro di gomma di fronte, o si è in molti, o se no, se si parla in pochi, la gomma assorbe e non succederà nulla. E tra questi sono l'ambiente e i diritti dei lavoratori. Vedete, su questi argomenti lo Stato, il governo, le istituzioni non si muovono se non c'è una mobilitazione generale. Noi dobbiamo creare una mobilitazione generale. Io voglio dire una cosa. Io da segretario del Partito Comunista Italiano di Siderno ho fatto venire a Siderno, forse si dimentica lui, ma il massimo delle esperienze ecologiche in Italia, il padre, il professor Nebbia, che è il padre dell'ecologia italiana, il professor Rodotà, presidente della Camera successivamente dei deputati. La PP ha avuto un'attenzione nazionale quando c'era una mobilitazione generale dei cittadini di Siderno. Il Presidente della Repubblica Pertini ebbe a dire un giorno: saluto le donne, gli uomini, i cittadini di Siderno che stanno facendo una battaglia di civiltà. Queste sono cose che dobbiamo come dire, ricordarle, perché fanno parte di una storia importante. Quella persona che è nell'aula sono io nel novembre del 94 ho fatto un'ordinanza di chiusura della PP che ancora regge. Tutti coloro che hanno fatto atti e azioni in difformità a quell'ordinanza sono tutti illegittimi, regione compresa. Che cosa dobbiamo fare? C'è questo consiglio comunale che è importante. Io purtroppo avevo detto fatelo prima del 7 ottobre, perché poi manco per 20 giorni, ma non ci sono io, il mio partito è ben rappresentato e saremo con delle proposte a sostegno di una soluzione che va nella direzione che io reputo sia quella giusta. Noi dobbiamo ricreare l'attenzione che questo problema aveva negli anni passati. Che cosa fare? E questa è la proposta che io vorrei, mi sento di fare. Io non voglio farla lunga, perché non dobbiamo convincerci di nulla. Già noi abbiamo relazioni dalla fine degli anni 90. Sapete perché vi dico che noi dobbiamo mobilitarci? Noi qualcosa abbiamo fatto quando io ero sindaco. Se Salvanese abbiamo fatto un po' di bonifica, però difficoltà enormi. La mobilitazione generale è necessaria. Che fare? In questo Consiglio Comunale, da questo Consiglio Comunale, deve partire la sensibilità necessaria per coinvolgere l'intera comunità. Io mi sento di proporre una giornata di sciopero generale a Siderno. Bisogna parlare con i commercianti, bisogna parlare con tutti i cittadini e fare una mobilitazione generale, perché chi deve sentire ascolti la voce dei cittadini di Siderno, altrimenti non facciamo nulla. Da questo Consiglio Comunale deve uscire, a mio avviso, questa soluzione di mobilitare i cittadini.
deve uscire un'altra soluzione, che nel contempo ci sia una delegazione che vada a trattare con la giunta regionale e con il Ministero dell'Ambiente la bonifica, perché noi di questo dobbiamo parlare, la bonifica del territorio sibernese. C'è la Bipino, che adesso diciamo dobbiamo fare in modo tale che diventi un fatto clamoroso, ma io credo che ci siano altre cose. Io ho fatto una battaglia da Don Chisciotte, perché in consiglio comunale, e poi alla fine sono riuscito a fare un convegno sui tumori, perché lui giustamente, onestà intellettuale buona, io non so se la BP o altro hanno fatto questo, io sono stato pure interessato da questo fenomeno, e quindi quando frequentavo l'ematologia di Reggio Calabria io parlavo con loro, parlavo con il massimo esperto, uno dei massimi esperti mondiali di queste cose qua, il professor Jacopino, che mi diceva una cosa incredibile, la Locride ha una impennata impressionante. E giustamente io sono ingegnere, non so se dipende da lì, dipende da qualsiasi, qualcosa c'è. E come io non so se dipende da quel coso lì, non so neanche escluderlo se dipenda o meno da quel coso lì. Per cui una cosa è certa, sentivo poc'anzi per radio, mentre venivo qua, che nel mondo muoiono per inquinamento, per le polvere sottili, circa 10 milioni all'anno, solo di queste cose. Quindi l'inquinamento ambientale incide sulla vita e sulla mortalità degli esseri umani, e non soltanto degli esseri umani. Quindi noi dobbiamo mobilitare, dobbiamo lavorare perché ci sia un ragionamento con i commercianti, con gli operatori, perché si faccia una serrata di Siderno e una mobilitazione in piazza, perché si tratta della salute. Quando io ho fatto l'ordinanza di chiusura della BP, a me bussavano quelle decine di lavoratori, sono venuti a trovarmi, a fare pressione, e io gli ho detto: l'ordinanza di chiusura la faccio anche per voi, perché quella è una situazione insostenibile, perché è questo il problema. Noi dobbiamo far convincere i cittadini di Siderno che è necessaria la mobilitazione, perché si tratta della vita di ognuno di noi, del futuro di questa terra. Ho questo ambiente, finisco fra, ho questo ambiente, però io vado alle due soluzioni, perché se no facciamo un fumo, che facciamo nell'assemblea. La terra dei fuochi ha finanziamenti nazionali consistenti, perché c'è stata una mobilitazione generale dei cittadini delle terre dei fuochi. C'è stato i mass media, le televisioni, report, eccetera, eccetera, che hanno bombardato e bombardano su questo terreno. Noi dobbiamo fare questo. Quindi, proporre che il Consiglio Comunale proponga la mobilitazione generale dei cittadini di Siderno. B, una delegazione che già con in testa di con in testa il sindaco, che è d'accordo su questo problema, non c'è discordanza alcuna su questo problema, che incominci a chiedere un incontro ad Oliverio, all'assessore all'ambiente, al ministro dell'ambiente. Io ho mobilitato anche la vicepresidente della commissione ambiente, che è del mio partito, che ha tutta questa documentazione, che sta studiando questa problematica e che naturalmente farà qualcosa in Parlamento. Tutto questo dovranno essere in sintonia per creare allarme sociale. E concludo. Qualcuno ci dirà, a me me lo dicevano in continuazione, sai, non conviene perché sennò è il turismo. Ma di quale turismo stiamo parlando? Io voglio parlare di turismo tutto l'anno, migliaia e migliaia di cittadini che vengono da fuori, dal nord Europa, la cosa. Perché vengono qui, perché devono avere l'ambiente sano, ma voglio avere anche i cittadini di Siderno che vivano sani. E noi, se noi abbiamo l'ambiente sano, possiamo imboccare la strada di un turismo di massa. Noi non abbiamo bisogno della SICA. La SICA è una contraddizione nella nostra economia, nel nostro territorio, nella nostra cultura. La BP è una contraddizione nella nostra storia. Noi abbiamo bisogno di artigianato pulito, di artigianato creativo, abbiamo bisogno di agricoltura che di nuovo riprende
per produrre prodotti che servono per il turista, eccetera, eccetera. Noi abbiamo bisogno della valorizzazione del nostro ambiente per vivere, quindi non diamo retta a coloro che ci dicono ma andiamo sul giornale e poi non vengono il... ma che me ne frega di due turisti, di 10 turisti, io voglio 1000 turisti, ma voglio l'ambiente per venire.